Oggi una simpatica bruschetta! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Benvenuti. Oggi una bruschetta gustosa, una bruschetta dai sapori un po' più invernali. Infatti è una bruschetta freddo-caldo. Ha una parte cotta in forno e una parte lasciata fresca per sgrassare il palato. Sapori intensi, sapori buonissimi, sapori tipicamente italiani. Andiamo di là e vediamo come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra super bruschetta sapori esaltanti. Sapori esaltanti esagitati. Sì, esagitati forte. Allora, una bruschetta per nulla estiva, una bella bruschetta dal sapore intenso e invernale. Ci occorreranno due bei pomodori per insalata, belli maturi, un provolone piccante, io uso questo della Lidl con cui mi trovo molto bene, uno spicchio d'aglio, un po' di olio extravergine di oliva. La protagonista, se avete visto il nostro ultimo vuota la spesa, è lei, la pagnotta di segale della Lidl. Oddio, potete usare il pane che più preferite e che è tipico delle vostre zone, ma se volete un sapore di una bruschetta un po' diverso ma buonissimo, provate questa pagnotta che è spettacolare, super consigliata. Del sale, e poi userò per arricchire il tutto un battuto di olive leccino con acciughe e capperi. Allora, quindi una bruschetta, come capirete bene, molto molto saporita. Questa l'ho presa alla Lidl, non so se sia un'edizione limitata oppure no, fa parte di questo periodo del deluxe per pasta e bruschette. Esatto. Fa parte della deluxe che in questo periodo esce, perché è Natale, in tutto la sua magnificenza tra gli scaffali della Lidl, e ho voluto provarla. Apriamola. Allora, tra l'altro gli ingredienti sono molto buoni, perché ci sono olive di leccino al 61%, 19% olio di semi di girasole, quindi niente olio di colza, palma, via scorrendo, capperi, acciughe e poi aglio, sale, peperoncino piccante, origano, finocchietto, aceto di vino, correttori di acidità e basta. Beh, quindi dammi un cucchiaino. Ma che vuoi fare, la degustazione? Sì, tieni il cucchiaino, non me la consumare. Ok, buonissima. Si può fare, buonissima. Del basilico fresco che sulla bruschetta ci sta. Andiamo. Allora, taglio delle belle fette di pane. Fate conto che una fetta è una cena, ragazzi. Per le persone normali. Per le persone normali, niente, una persona normale. Io me la faccio così, però. Posizioniamo il nostro pane, prendiamo il nostro spicchio d'aglio, tagliamo a metà il nostro spicchio d'aglio. Se avete problemi di digestione, togliete l'anima, io invece lo passo con l'anima, e passatelo a crudo sul vostro pane. Passata la prima fetta, raschiate un po', fate uscire di nuovo l'essenza e ripassate. Tagliate un po', lui ritorna ad essere lucido, e ripassate. A questo punto prendiamo le nostre olive e versiamole sulle nostre fette di pane. Queste saranno la parte umida della nostra bruschetta in forno. Ok, fatto ciò, prendiamo il nostro provolone piccante. Ma sentiamo se è piccante. È piccantissimo questo della Lidl. Questo qui è un provolone super super piccante. Andiamo. Cominciamo a tagliare delle fettine molto sottili ed adagiamole sulle nostre bruschette house. È arrivata pure bouclè, spinta dall'odore del provolone sotto il tavolo, che guarda lei, speranzosa che mi cada qualcosa. A questo punto, su una leccarda del forno, verso un pochino d'olio. Lo so che si mette la catta forno per evitare l'aggiunta di grassi, ma sulla bruschetta a me piace che il pane sia tostato da ambo i lati, quindi metto così, stendo con le mani
l'olio sulla carta forno in modo da lasciarne proprio uno strato sottile. Prendo il mio pane e lo vado ad adagiare dopo una leggera sfregatina. Metto un microgoccio di olio anche così su tutto, perché deve diventare croccante e quindi l'olio aiuta in questo. Ed in forno a 180 gradi, forno ventilato e grill per 10 minuti. In un piatto fondo prepariamo l'anima della nostra bruschetta. Io prendo dei pomodori e li sbuccio. Preferisco sempre fare la bruschetta sbucciando i pomodori. Naturalmente voi prima lavateli sempre. Quindi tagliate a pezzi grossolani il pomodoro. Adesso prendiamo metà dell'aglio che era rimasto, quello senza anima, spezzettiamolo microscopicamente. Questa è una bruschetta che sarebbe stata perfetta per i mondiali a cui non parteciperemo, per esempio. Sì, sarebbe proprio stata perfetta. Bene, allora, l'amaro che c'è in noi. E allora prendiamo anche un altro pezzettino di provolone e anche lui tagliamolo a quadratini piccolissimi. Tenete sempre sott'occhio le bruschette in forno che non brucino. Messaggio subliminale per il mio partner. E quindi, una volta tagliato il formaggio, riducetelo a micro quadratini. Ragazzi, il profumo non potete capire che si sta spandendo. Mamma mia, ma quanto è buona la cucina italiana, quella proprio rustica. Questi sono i piatti migliori, cioè fatti con poco, veramente. Quanto verrà a porzione un piatto di questo? Un euro? Buonissimo, perché in forno ne vedete 5 porzioni, poi che Gabriele se ne mangi due, quello è un altro paio di maniche. Sciacquo il basilico e spezzetto dentro. Mettiamo un altro po' di oliva anche nel pomodoro, così. È una bruschetta deluxe, scusami, non è che è così una bruschetta tanto bella. Bene, quindi un filo d'olio ancora, un filo d'olio buono, perché lì c'è olio di semi. Non è tanto, fate conto che per 5 persone saranno 5 cucchiai. Un po' di sale. Il peperoncino è già nella salsa, quindi non lo aggiungerò, ma lo porterò al tavolo con il macina pepe, quindi ognuno potrà aggiungerlo a piacimento. Mescoliamo il tutto. Pulite, io servirò la bruschetta in tagliere, quindi tanto il mio tagliere è pulito, fatto di roba buona. Tira fuori senza ustionarvi, con scatto felino e agile mossa, molto alla Lady Oscar, poggiate le vostre super bruschette. Wow! Che io metto già in composizione foto per fine video. Voilà! Brucia! Quindi siate generosi con voi stessi e con gli altri. Benissimo, noi vi lasciamo le foto, mi raccomando, provate questa ricetta e ci vediamo di là. E questa è, così componete tutte e 5 le bruschette. Diciamo che il piatto è finito, andate, mangiate e mandateci tanti pensieri positivi. Ci vediamo dopo le foto. Ciao. Avete visto che buona questa bruschetta, tipicamente mediterranea, tipicamente casalinga, è rustica, è proprio, come si dice da noi, è zaurda, ma quello zaurdo che è veramente quel volgare, diciamo,
Come si può tradurre? Saurdo è un qualcosa tipo cafone, ma sì, nel senso proprio rustico. Ma quel rustico, cafone che ti rustico. Lascia veramente il sapore allora, in bocca. Sì, è un buon sapore. Il pane di segale che abbiamo usato è buonissimo. Se non lo trovate, se non avete una Lidl vicina, ovviamente comprate il pane tipico della vostra zona. Un buon pane casareccio farà comunque un gran figurone. Provo l'anna piccante. Quel pesto di olive è strabuono. Strabuono, si sentono, perché è un pesto di olive fatto anche con acciughine e capperi. È in retrogusto, cioè l'oliva arriva sparata, ma ha anche la sapidità dei capperi e delle acciughe che si sentono proprio in lontananza, donando un sapore spettacolare. E poi la botta del provolone piccante, un po' fondente, un po' a tocchetti, è veramente... mi sta venendo l'acquolina! Sì, provatelo, provatelo, perché è veramente basta, buono. Basta, basta, provatela e diteci. In queste sere ci si avvicina al Natale, magari si prepara l'albero insieme, preparate una bella bruschetta per cena oppure come aperitivo, fatene delle mini porzioni, vedrete che farete un gran figurone. Preparatela anche a colazione, così giusto per rinforzare l'alito. Va bene, comunque se la provate fateci sapere cosa ne pensate, magari postateci la foto della vostra bruschetta sulla nostra pagina Facebook che trovate qui bene, nell'info e quindi box. Permettimi di interromperti, non succede mai. Volevo ringraziare i 20.000 iscritti, siamo arrivati ai 20.000 iscritti, quindi su due cuori, se il contatore bello. Non è pazzo, allora è vero, è un numero reale, quindi grazie a tutti i 20.000, grazie a tutti quelli che ci hanno sopportato e che hanno sopportato Ombretta, giustamente. Bene, mi auguro che tutte queste ricette, quante video sono all'incirca? Saranno tanti, almeno 200 video più, certo. Bene, no, grazie. E a tutti gli altri che non si sono iscritti, vi verrà la bruschetta bruciata. No, e quindi se anche tu non vuoi... bruschetta, iscrivetevi, perché è buonissima. Bene, basta. Grazie a tutti, felice di avervi anche qui. Noi ci vediamo presto. Sulle vostre tavole, ciao!